la presentazione di Utopic Fest, un festival internazionale, viene presentato dicendo 4 giorni disarmanti. Infatti, il tema sempre importante che porta avanti Rondine con ospiti di livello internazionale. Sì, quella di Rondine è un'esperienza straordinaria che dimostra il suo valore e la sua necessità in un momento come questo, dove ancora sono presenti nel pianeta decine di guerre e stiamo patendo una guerra proprio ai confini dell'Europa. Quindi credo che la promozione della cultura della pace sia fondamentale. Questa iniziativa, questi 4 giorni, questa marcia della pace voglia anche essere un atto di ribellione nei confronti di tutte le guerre e anche un richiamo ai governanti, alla politica, perché ci sia una forte azione anche diplomatica perché le guerre possano cessare il prima possibile. Si parte con Simone Cristicchi domenica al Teatro Petrarca, sarà un grande evento. Cristicchi tocca proprio il tema della fragilità e fa vedere come la fragilità non dobbiamo averne paura, ma può essere trasformata in speranza, in pace, in paradiso. E quindi è il tema di questa bellissima serata a cui invitiamo tutti gli aretini. Speriamo che ci sia posto per tutti, non lo so, ma insomma, ci vediamo lì, partiamo di lì anche perché così partiamo dalla città per poi camminare e invadere come un fiume di pace la cittadella. Bisogna camminare perché bisogna dire che questa voglia di pace, anche se magari non sappiamo quali possono essere le soluzioni, ma una marcia che unisce tutti, unisce al di là delle generazioni, dei punti di vista, dei dubbi e delle convinzioni, perché camminare, fare un gesto concreto non è per niente banale, è impegnativo, dice qualche cosa e genera la speranza. Poi c'è tutto un mondo di adulti, di testimoni, di esperti meravigliosi che hanno vite segnate da questa speranza di non arrendersi mai. E poi sono i grandi nomi, i big. Io direi, segnalerei fra tutti che si va da Pif del mondo dell'arte al Beppe Vessicchio, oppure si va a Cucinelli, al Cardinale Zuppi, presidente della CEI. Notizia delle ultime ore, il vice segretario generale delle Nazioni Unite, Moratinos, una grande personalità internazionale che si spende per la guerra. Noi siamo in rapporto con lui, ci aveva promesso che veniva a Rondine. Viene a Rondine, sarà una grande festa, cominciando anche da un momento in consiglio comunale, perché autorità mondiali di questo livello vanno accolte anche come si conviene alle grandi istituzioni. Sugar per Rondine, in questa bella iniziativa di Utopic Fest, un'iniziativa internazionale, ieri dal Papa e poi insomma adesso questo festival internazionale. Sì, devo dire una cosa bella. Io quando mi ha chiesto Franco Vaccari di collaborare, è stata per me subito una cosa positiva, perché dare una mano a una cosa così importante, a un cammino per la pace, appunto, dove ci sarà, insomma, a parte gli ospiti, ma sono le persone che contano. Quindi io penso che, come diceva prima Franco Vaccari, quello che conta è la gente, cioè la gente normale, che partecipino più persone possibili, anche di Arezzo, che siano presenti, che abbiano, cioè, la capacità anche di dare istituzioni sicuramente, ma la gente che dimostri che la pace è la cosa più importante in questo momento, dove veramente invece purtroppo vediamo ancora da qualche po' di tempo le cose sono troppo difficili, troppo complicate. Ha voluto contribuire anche con un segno visibile, diciamo. Sì, diciamo così, è nata questa idea di creare, inventare questa t-shirt legata alla pace, appunto, un Made in Italy, un cammino appunto per questa visione, diciamo così, che tutti abbiamo e che verrà messa appunto venduta sia in negozio da me il 6 di giugno, la sera alle 7, e quindi la gente può venire libera, l'ingresso libero. Il ricavato verrà donato appunto alla Cittadella della Pace e poi continuerà tutti i giorni durante il festival.